Presidente Vasai, una giornata baciata dal sole significativa perché tutte queste persone che sono venute anche da fuori città sono venute qua a rendere omaggio alla madre di tutti gli aretini. Sì, devo dire che questa è una giornata importante per motivazioni sicuramente religiose, ma anche un momento di riflessione sul volontariato di protezione civile del nostro territorio che in questi anni ha visto ampliarsi le presenze sia come numero di associazioni sia come volontari, e questo è importante perché il presidio del territorio e la sicurezza passa attraverso la protezione civile. Di fronte alla Madonna del Conforto noi ci inchiniamo e ci raccomandiamo perché tutto vada bene, che non ci siano eventi meteorologici tali da portare poi a quei disastri che stanno avvenendo, e questa giornata è proprio dedicata a coloro che lavorano per la prevenzione e la protezione civile, e la Croce Rossa non poteva mancare con la sua presenza per dare questa testimonianza di solidarietà e appunto di partecipazione. Siamo il nuovo nucleo di protezione civile, siamo nati nell'aprile del 2012. Siamo un gruppo, tutti quanti, stamattina siamo qua a rappresentare il volontariato della protezione civile alla Madonna del Conforto. Io credo che sia importante per ogni persona dare il minimo contributo, perché se lo facessero tutti questo mondo sicuramente andrebbe meglio. Noi non facciamo tanto, ma quello che è nelle nostre possibilità lo facciamo. Fortunatamente quando c'è la simulazione di protezione civile ci sono sempre tantissime persone, tanti giovani che non fanno notizia, però è veramente una cosa bella da vedere.